Ernesto Abate, il suicidio di un collega ha messo in luce le tante criticità che vive ancora il settore. Sì, non vogliamo che questo accaduto passi nel dimenticatoio. Vogliamo che il problema sollevato dalla questione di crisi, dalla questione esistenziale di una famiglia che c'è dietro uno stipendio ad un posto di lavoro non sia del tutto inutile. Ma sostanzialmente oggi siamo qui perché dobbiamo dare motivo anche a questo governo regionale di potersi adottare su problemi sociali che non si fermano solo a Ragusa, dove a causa di 11 mensilità ancora non percepite, qualcuno ha preferito o ha mollato nell'attesa di trovare una soluzione, facendo magari un gesto che ha compromesso anche la serenità alla propria famiglia. Ma nel caso di Caltagirone abbiamo una situazione quasi simile perché ci sono circa 15 dipendenti che sono in una situazione, non dico simile, ma 6 mensilità pregresse non percepite, insomma, mettono in ginocchio qualsiasi economia di una famiglia monoreddito. Ma perché siamo qui? È semplice, perché prendiamo atto di una determina a firma del direttore generale, che è lo stesso direttore che si occupa sia del consorzio di bonifica di Ragusa che del consorzio di bonifica di Caltagirone. Perché prendiamo atto di questa determina? Perché in una situazione critica, in cui 15 lavoratori che hanno vinto la sentenza a Caltagirone hanno 6 mensilità pregresse e il direttore non riesce a trovare una soluzione per recuperare queste economie, in data 6 febbraio firma una determina in cui acquisisce un impegno di spesa pari a 37.588,44 euro e lo possiamo vedere tranquillamente qui, destinato ad alcuni lavoratori, precisamente 1, 2, 3, 4, 5 lavoratori, per una causa in cui chiedono il riconoscimento salariale per mansioni svolte, mansioni quindi superiori svolte, e quindi la ricostruzione della carriera a lavoratori che hanno già una paga mensile pagata regolarmente. Quindi questi atti discriminatori fra un dipendente a tempo indeterminato e un altro è indicibile per un manager che deve essere equilibrato, lungimirante e creare quella condizione di legame tra lavoratori. Questa disgregazione comportamentale è attribuibile ad un comportamento di un direttore che non ha le qualità manageriali, per cui chiediamo che il governo regionale, in questa fattispecie l'assessore all'agricoltura, onorevole Edi Bandiera, si occupi di questa situazione e, se è il caso, assumerà degli atteggiamenti utili anche al sollevamento di incarico di un direttore che non è capace di amministrare in maniera equilibrata, e lo dimostra con atti che sono risalenti a poco meno di 24 ore fa. Quindi non parliamo di atti storici. Quindi significa che il suicidio di un lavoratore su Ragusa non riesce a mettere in riga le condizioni gestionali di un direttore. E noi, come lavoratori, non possiamo essere gestiti e rappresentati da una persona simile.